Calviziefobia o calviziofobia, sarebbe meglio dire, insomma, paura di perdere i capelli. Comunque ci accordiamo, magari me lo farai sapere nei commenti come possiamo definire la paura di perdere i capelli. Credo che calviziefobia sia come dire, il termine più corretto, perché si dice calvizie, non calvizia, come purtroppo vedo fare in giro, molti scrivono calvizia, si dice calvizie. Anzi, sono stato anche ripreso, ecco perché io non sono mai uno che tende lì a buttare frecciatine, ma in generale mi hanno ripreso che dicessi calvizie, si dice proprio così, ecco. E comunque, entriamo subito nel merito di questo video. Voglio andarti un attimino a parlare, appunto, l'hai capito, di quella che è la paura di perdere i capelli. La viviamo. Ho scoperto di recente, no? Che la vive anche chi ancora non li ha persi, quindi perché magari vede i propri genitori, i propri parenti, nonni e quant'altro avere questo tipo di problematica. E si ha paura appunto che magari possa entrare e coinvolgere anche te, che sei dall'altra parte, insomma, se soffri ovviamente questo tipo di problema di paura. Chiaramente è molto più forte perché la si sta provando, la si sta vivendo in questo momento. Se tu che sei dall'altra parte, ovviamente inizi a notare diradamento, comunque già da tempo che sei alle prese con questo tipo di problematica, magari utilizzi il topic, stai pensando di fare un trapianto di capelli, hai visto me su YouTube, segui già questo canale, conosci la pesce cutanea, ma vorresti un attimino capire che pesci prendere. Io comunque guarda, proprio perché mi sono incanalato in questo tipo di discorso, voglio dirti che ho realizzato un webinar che è un asset importantissimo, ti dà la possibilità, se ancora non ti è chiaro quale può essere la soluzione nel tuo caso, dove vado a parlare sia di trapianto di capelli, quando è il caso di fare un trapianto di capelli. Ovviamente non sono il soggetto adatto per dirti se puoi farlo o meno, ma in media andiamo un attimino a capire tendenzialmente quale potrebbe essere una soluzione per te per chiarirti le idee, sino a parlare anche di altre soluzioni e spiegarti anche il discorso della pesce cutanea, che è la soluzione che appunto io offro. Ma andiamo un attimino a capire appunto quando viviamo questo tipo di paura, cosa potremmo fare. Perché poi è lì, cioè stiamo vivendo il problema, scusami, e difficilmente, no, non è sempre così, vedo che ci si dà forza, ci si dà coraggio per risolverla con qualsiasi delle soluzioni che magari tratto anche nel webinar, tricopigmentazione, trapianto di capelli, e chi più ne ha più le mette, è inutile che te le vada a ripetere. Però vedo che c'è un attimino questa paura di sbagliare, ecco, perché infatti più è grande la paura che stiamo vivendo, e te lo dico perché l'ho vissuta di fatti, più vogliamo essere sicuri di non sbagliare neanche un colpo, mai sia magari il chirurgo, vado lì per fare il trapianto, mi mette un capello un po' più giù che è la fine, chissà che diranno gli altri. Mia madre e la mia famiglia si metteranno a ridere, e chi più ne ha più ne metta, le donne non mi guarderanno più, e tanti altri problemi che magari possano passarti per la testa. Beh, parti dal presupposto che nella condizione in cui sei non hai le idee giuste per risolvere il problema, altrimenti l'avresti già risolto. Io direi che dobbiamo un attimino metterci d'accordo e mi devi dar ragione su questo aspetto, perché se sapessi già cosa fare e quale potrebbe essere la soluzione migliore, che è chiaro che è impossibile capirlo, non saremmo qui a parlare, tu non saresti qui a guardare questo video. Quindi il mio consiglio non è dirti tuffati e prendi la prima strada che trovi davanti, così almeno sai come va. Non è così, anche se sarebbe meglio rispetto a restare ancora lì mesi e mesi senza capire quale sarà la soluzione nel tuo caso, ma stai continuando comunque a soffrirla. Il mio approccio in questo video vuole essere un attimino diverso, perché vorrei che tu
prendessi appunto la tastiera del tuo smartphone o del tuo PC e iniziassi a digitare informandoti di quelle che sono appunto le soluzioni. E capire, magari fare una consulenza, noi abbiamo la possibilità di farti fare una consulenza completamente gratuita se la patch capisci che la tua soluzione, il webinar comunque è già un asset, te lo ripeto ancora una volta, che va a trattare a 360 gradi il discorso della calvizie e chiaramente ti dà un'infarinatura molto più chiara per quel che riguarda la patch cutanea, ovviamente, perché dove io sono specializzato. Ma in generale ti consiglio anche, informati, inizi a capire, inizi a parlare con chi offre le varie soluzioni, perché oggi magari sei lì dall'altra parte e stai pensando ma questo di qua mi vuol fregare, chi fa trapianti di capelli dice ok venite tutti, l'importante è che insomma anche a noi ci pagate, eccetera eccetera eccetera. So che le paure sono quelle perché le ho vissute, ma togli dalla tua testa tutti questi pregiudizi, perché comunque ogni soluzione, se nata, è nata per risolvere un problema, altrimenti non sarebbe lì. La stessa patch cutanea, dove magari tante volte non viene compresa, persone magari potrebbero anche parlarci male, non si va a capire che ruolo copre nell'ambito delle soluzioni alla calvizie. Ti rilascio sempre al webinar, ma comunque è veramente errato restare lì. Magari sì, hai anche iniziato a dare un'occhiata qui e lì su quello che è il discorso soluzioni, ma comunque hai chiuso con un nulla di fatto. Però il problema c'è e la tua paura non l'hai risolta e resta lì comunque a condizionare quelle che sono le tue giornate. E quindi di conseguenza magari rischi di non renderti neanche conto, perché il problema è questo: ci abituiamo in questa situazione. Io per diversi anni, prima di trovare la soluzione e risolverla, perché mi sento titolato di dover dire assolutamente, nessuno mi deve autorizzare per farlo, perché posso definirlo da solo di aver completamente risolto questo tipo di problema, soprattutto a livello psicologico, emotivo, grazie appunto alla patch cutanea. Non ho i miei capelli, è chiaro, ma il risultato è assolutamente quello di aver ad ogni modo alleviato i miei problemi, mi sento assolutamente tranquillo e non ho più quel tipo di problema, perché poi effettivamente la paura nasce perché la stiamo soffrendo comunque a livello psicologico, altrimenti ce ne fregheremmo, gireremmo calvi. Non lo so se magari i nostri antenati, non lo so, l'uomo di Neanderthal si preoccupava di avere pochi capelli in testa. Credo che sia comunque una preoccupazione non lo so, degli ultimi 100-200 anni, non lo so, forse ha una, come dire, alle radici anche più in là, non lo so. Comunque, al di là di questo aspetto, quel che voglio dirti è che sicuramente questa paura continuerà a esserci se non diventi più forte della tua paura, se non cresci tu, e ovviamente per farlo devi trovare una soluzione. Questo non lo dico perché chiaramente opero nel settore delle patch cutanee, perché quel che voglio anche dirti è che prima di fare questo lavoro, di lasciare il mio vecchio lavoro da ragioniere, di mettere su Revenir, di trovare soluzioni sempre migliori per chi appunto utilizza una patch, sappi che io ho vissuto questo problema, quindi scelgo questa soluzione perché l'ho ritenuta la migliore nel mio caso, come tanta altra gente ha scelto un trapianto di capelli perché era la migliore nel suo caso. Ma tu, parliamo di te in questo momento, sei ancora lì a farti domande, pieno di dubbi. Beh, sappi che chi ha fatto una scelta informata, in maniera, come dire, anche organizzata, è riuscito a risolvere il problema. Ora magari è pronto al problema successivo che la vita ha da fargli affrontare, però stare lì e non arrivare mai al dunque chiaramente ti fa diventare una vittima ancora più, sempre più, come dire, nel problema della calvizie fobia, no?
diventi, ti daranno la bandiera, no? A un certo punto, perché? Perché sei il massimo esponente di questa paura. Sappi che la puoi risolvere, oggi le soluzioni esistono, quindi il mio messaggio in questo video è assolutamente quello di dirti che senza, lo dico anche in altri video, una decisione, senza una decisione informata, perché è per quello che esiste anche il webinar, è difficile che tu possa chiaramente metterci una pietra su. Non avverrà così per caso, non è che per caso ricresceranno, quindi fermati un attimino, vedi da qui a quello che vuole essere il tuo risultato, cosa vuoi migliorare nella tua vita, perché ovviamente il problema dei capelli non ti rende libero da questo punto di vista. Prendi coscienza di questo fatto e prendi anche una soluzione, trova anche una soluzione, perché altrimenti magari stai anche inconsciamente, perché questo è un tema, è il frutto della calviziefobia, non ti rendi conto, ma in maniera anche inconscia stai rinunciando a un sacco di esperienze. Capitava anche a me, ti avevo detto durante la mia, cioè in quella che è stata la mia esperienza pre-installazione percutanea, di non avere voglia magari in alcuni casi di uscire la sera, di non voler bussare alla porta magari di una ragazza che mi piaceva, e quindi un attimino non vivere poi come avrei voluto, se come avrei fatto, no? O come farei ora, no? Senza pormi alcun tipo di problema, perché la mia autostima ovviamente è cresciuta, non devo farmi autorizzare da nessuno per desiderare, per volere qualcosa nella mia vita. Questo è veramente un mostro che si nasconde dietro la paura della caduta, della perdita dei capelli, o comunque la paura che stai vivendo, il disagio che stai vivendo, perché non ce ne accorgiamo, agisce in maniera incontrollata, in maniera inconscia, come ti dicevo, ma non vivi delle esperienze, senza neanche, magari potresti, no? Infatti una delle cose che di natura vedo, tac, una persona, almeno i miei clienti, perché di loro posso parlarti, ma è chiaro, questo lo si vede anche che per chi magari fa un trapianto di capelli o altre soluzioni, quando ottiene una nuova immagine cambia vita, inizia a star meglio, non in tutti i casi ovviamente, ma nella maggior parte magari uomini che avevano anche difficoltà con le donne iniziano a diventare dei Latin lover, oppure comunque sia c'è chi si vergognava di farsi affettare un etto di prosciutto, inizia a non aver più problemi nel farlo fare, ovviamente è una battuta, ma ci siamo capiti, si riesce assolutamente a mettere una pietra sopra quelle che erano tutte le difficoltà, che prima sembravano montagne e castelli e oggi sono piccoli come granelli di sabbia. Quindi se anche tu vuoi effettivamente andare oltre questa difficoltà, che comunque vedi che ti sta un attimo corrodendo, usiamo questo termine molto forte, sappi che da qualche parte devi iniziare, raccogli le informazioni, fermati la sera, il mio canale YouTube serve anche per questo, chiaramente è più improntato sul discorso percutaneo, ma trovi informazioni ovunque, su YouTube trovi informazioni ovunque. Esistono veramente tanti esponenti che hanno fatto anche trapianti di capelli che ti dicono la loro, poi occhio perché alcuni insomma cercano di anche dire fesserie, però insomma tu dopo un minimo di infarinatura avrai chiaro come poter agire. E ripeto, se ne hai voglia, prenota una consulenza con me, mi farà molto piacere darti anche una direzione, ok? Sono contento che tu abbia visualizzato questo video, se sei arrivato fino a questo punto significa che comunque questo video ti è piaciuto, quindi ti chiedo di mettere un like, di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, e mettere un like perché questo mi aiuta a raggiungere altre persone che magari hanno bisogno di far chiarezza sul da dove partire per eliminare la calviziefobia, nuovo termine coniato appena adesso. Ti ringrazio per aver ascoltato questo video, ti saluto e al prossimo. Ciao!